Eccola qua, siamo passati dalla coniglietta. Tu cosa sei, una coniglietta anche te? Sì, sembra di sì. È una coniglietta, confermate ragazze? Confermate. Di Playboy, anche un'altra coniglietta di Playboy. Quella fantastica, ci fai anche tu una posizione? Ti puoi alzare un attimo? Ecco Mr. Dave, abbiamo un'altra coniglietta. Ecco, ci fai, ecco, guardate, che mese sei? Luglio. Luglio, così hai scelto a caso, luglio, va bene. Mi fai... No! No, con calma, prima ti devi sposare, giusto? Giusto. Quindi arriva illibata al matrimonio? No, in realtà ho già dato. Hai già dato? Ho già dato. A titolo già fatto, tu c'eri? Sì, ero presente. Ma tu sempre l'amica... Certo, tutte presenti. Ah, tutte presenti, tra l'altro. Ha davato i voti anche, c'era... Che voto ha preso, ragazze? 10. 10 lodi, confermo le tue amiche. Combacio accademico. Combacio accademico, tra l'altro lei dice lodi con due D, lei, giusto? Sì, Loddy. Hai visto? È famosa, no? Lei è famosissima per il 10 Loddy, perché come ti chiami di cognome? Loddy. Casualmente, incredibile, è una cosa pazzesca. Tu da dove vieni invece? Quistello Mantova. Quistello Mantova, con chi ti sposi? Con Enrico Boccaletti. Anche il mio cognome? Certo. Ah, no, ma il soprannome come lo chiami nell'intimità? Gino. Gino, anche voi ragazze nell'intimità? Certo, lo chiamiamo tutti Gino. Tutti Gino. Ok, ma perché Gino? Dimmi, spiegami perché questo... Perché se tutti lo chiamano così e quindi... Ah, tutti lo chiamano così, allora detto, esatto, anch'io mi adeguo. Esatto. Gino. Lui lo sa, vero? Sì. Certo, ovvio. Lui, come lui? No, lui Gino, sì. Lui Gino. Ecco, e te come ti chiami invece? Crizia. Come Crizia? Ah, ti chiami Crizia però? Esatto. E ti chiama Crizia? No, amore. Ah, ecco lui, amore, da contratto. C'è profumo d'intesa, eh? Fantastico, sono momenti toccanti, è una pubblicità antica che solo io e Mr. Dave siamo... Quella lì era malizia. Vedi, attenzione che questa ci riprende. Ecco, la primo caso al mondo di intervistata che riprende il cameraman. Purtroppo sì, sono diglio, fatta male. Diglio, Mr. Slave, hai sbagliato. Diglio. Mr. Slave, hai sbagliato. Ecco, vedi, tra l'altro Mr. Slave, cos'è che c'hai? Funziona il microfono. No, stiamo registrando il video, poi lo proietteremo su YouTube, sito del convento, sei d'accordo? D'accordissimo, tra l'altro. Anche tu sei d'accordo? Assolutamente sì. Perfetto, facciamo una carrellata così mi presenti al volo le tue amiche, proprio... Certo. Lei è la Bond. La Bond? Sì, è la Bond. James Bond o per un discorso finanziario? No, proprio per quello. Ah, quindi il suo cellulare inizia per 007? No, Bond, ecco. Proprio. Ah, ok, poi non diamo altri numeri. Ecco, ok, la nostra Bond. Poi abbiamo? Chiara, lei cos'ha? No, lei non è Bond. Non è Bond? No, lei si salva ancora. Ah, lei si salva ancora. Siamo qua, siamo messi male, ma va bene. Facciamo un appello per la ragazza? È Bot, lei è Bond. Ecco, abbiamo... CCT, questa abiti in Corso Secco? Niente, è una battuta finanziaria. Ok, CCT te? Ok, questa è CCT? Sì, giusto. È Giulia. E quell'altra? È la Frenchy. La Frenchy che titolo finanziario è? Non lo so. Lei è un'azione, fammi un'azione, azionati. Ecco, vedete in azione, perfetto, ecco, bellissimo, ecco. Tu lavori in banca magari? No. Ah, ok, perché fa niente, se mai metti che lavorava in banca. Comunque facciamo un saluto al nostro Gino, ciao Gino! Anch'io.